6 del pomeriggio e io farò merenda con questo per il nostro tutorial gastronomia domestica, che sto ordinando delle foto che ho preso negli ultimi 2 o 3 anni dei pranzi, delle cene. Il problema è che sono 3.900 e le sto ordinando per categoria: carne, pasta, pollo, pesce, e un casino. Le devo ordinare tutte, perché poi in un canale di Facebook, credo, gruppo, in un gruppo di Facebook le ordino per tema, perché e mi sono iscritto a un canale di gastronomia domestica, che guarda caso anch'io ho fatto dei video di gastronomia domestica o casereccia. Beh, adesso a noi prendiamo questo per merenda, questo yogurt alla fragola. Agosto, no, controllo, magari. Beh, io di solito prendo lo yogurt senza niente dentro. Non è male. Sapore di fragola ce l'ha. Certo. Tocca vedere a che gli chiamano fragola, però sarà di sicuro una cosa, un surrogato di fragola, non so. Per tante fragoline dentro non sembra che ce ne ha. Ha dei semi di fragola e poi c'è il colore della fragola, quindi deve essere stata un'unica fragola che hanno spremuto dentro. Allora, come vi dicevo, sto per fare dei tutorial facendo dei video con le foto. E siccome non voglio fare un minestrone di foto, perché ci abbiano un certo criterio, sto intentando ordinare circa 4.000 foto in ordine di genere, cioè pasta, minestre, merende, verdura, frutta, in modo che ogni filmato almeno ritragga un argomento solo e non che sia del pollo, pesce, patate, pasta, frutta, verdura, però sono 4.000 foto. Andare a pizzicare ognuna, perché c'hanno solo un nome alfanumerico, no? E vedere se è pollo, se è pasta, se è un po' larga. Poi uno seleziona 800 foto, succede qualcosa all'esploratore del computer e deve riselezionarle tutte perché si è persa la selezione, o si sono trasferite in una cartella sbagliata, bisogna ricominciare da capo. E vabbè, perché io ogni volta che faccio delle foto le lascio
nel dispositivo senza mettergli un nome. Bene, questo è stato il tutorial di oggi. Merenda con yogurt di fragola. Vi ringrazio tanto di seguire i miei tutorial di gastronomia e di votare mi piace ai miei tutorial. E spero il più presto di caricare qualcosa di nuovo. Vi ho già promesso dei video fatti con fotografie di gastronomia, e quindi vediamo che cosa riuscirò a fare, perché io già in passato li avevo pubblicati, e poi però non ho più avuto internet e si è cancellato il mio canale di YouTube che ho avuto anni fa. Beh, e quindi adesso vi lascio, se no questo video poi è troppo pesante. Invece voleva essere un tutorialino, così, tanto per gradire. Un saluto a tutti voi e dal vostro San Ten Chan.